inarrestabile! Nessun mortale potrebbe massacrare i nostri fratelli così facilmente! Allora morite! Sire Belial saprà ricompensare il vostro sacrificio! Eccoli! Rallentatela, mentre preparo la sua fine nelle profondità! Hanno fatto cose orribili. Presto troverai la pace. Hanno portato un nuovo prigioniero. Sì, uomo dagli occhi d'oro. Ho visto Magda portarlo nelle vecchie sale della tortura di Leoric, sotto di noi. Capisco. Se n'è andato per sempre. Ricordo i momenti meravigliosi vissuti assieme, sempre in qualche folle missione. Cosa farò senza di lui? Credeva che lo straniero fosse un angelo, mentre è solo un uomo. Ho sempre saputo che erano solo storie. Zio Dekar è morto per quelle storie. Il male non ha bisogno di mascherarsi. Più sicuro. Questo mondo non vi vuole più!
che è sangue. Vedi quel pericolo giù? Che creatura mostruosa! Morte si avvicina! Debolezza vi consuma! Morte si avvicina! Thank you.
Sono convinto che qualche essere maligno stia tentando di strapparmi i pensieri dalla mente. Delle voci mi spingono a compiere atti orrendi. E ci sono volte in cui sembro incapace di controllare il mio stesso corpo. Lazarus lo sa, questo è certo. Mi guarda in modo strano quando pensa che io sia mal disposto. Non è possibile. Continuerò le esecuzioni di coloro che ritengo colpevoli di aver complottato contro il regno, benché i miei consiglieri mi implorino di ripensarci. Forse temono che il mio occhio cada su di loro e che scopra anche i loro scellerati piani sediziosi. Lazarus è l'unico di cui mi possa fidare. Degli ottimi cadaveri. Aiuto! Sono intrappolato qui dentro! Nella Vergine di Ferro! Tredicesimo giorno di Luna Sad, anno 1263 di Kegistani. I secondini hanno marchiato a fuoco delle rune nella mia carne. Dicono che la tortura e la magia oscura li trasformeranno in schiavi demoniaci di re Leoric. Menzogne. 17° giorno di Luna Sad. Il dolore è terribile. Non riesco a pensare. Ho fame. 20° giorno di Luna Sad. Padrone! Ho fame, padrone, nutrimi! Che gli dei ti benedicano. Ero sicuro che sarei morto lì dentro. Ho sentito voci sulla presenza di un grosso tesoro qui sotto. Ci ho creduto, scemo che non sono altro. Non so perché ho pensato che potesse trovarsi in una Vergine di Ferro. Il mio unico pensiero mentre ero intrappolato in quell'orribile oscurità era che nessuno avrebbe mai saputo che fine avevo fatto. Thank you.
Sono Azilla, un tempo consorte del nostro amato Leoric. I miei servitori e io fummo consumati dalla sua follia. Ora riceverai la mia benedizione, campionessa, per liberare la mia gente dall'eterno tormento.